Disputando, il contenitore per il dibattito di Senza Barcode, conferenze stampa, interviste, opinioni. Qualche minuto di ritardo che insomma, recupereremo via via, ci prende comunque un pomeriggio intenso, ci sono tanti interventi e tante cose interessanti e i relatori già sanno che i tempi sono diciamo contingentati. Io mi prendo proprio pochissimo per introdurre i lavori perché a questo tavolo e anche ai tavoli che seguiranno ci sono tra le persone più esperte che più hanno lavorato sulla questione dei sibling. Credo che qui non ci sia bisogno di spiegare chi sono i sibling come in ogni intervento, in ogni convegno generico. Però forse c'è bisogno di dire che questo appuntamento, che è stato molto curato, molto atteso, arriva al termine di un lavoro durato più di un anno, un lavoro in cui l'Osservatorio delle Malattie Rare, insieme alle organizzazioni che in maniera pionieristica lavorano sulla situazione dei fratelli e delle sorelle di persone con disabilità già da tempo, anche se spesso nell'ombra e facendo un lavoro diciamo poco conosciuto, quindi dicevo questo lavoro che ha portato avanti l'Osservatorio Omar, come alcune delle associazioni poi conoscerete il loro lavoro, per illuminare la situazione dei fratelli e delle sorelle delle persone con disabilità, appunto i sibling. È una questione poco trattata. Si tratta un po' di più in Italia in questo periodo, però parliamo sempre di temi di nicchia che non arrivano sempre all'opinione pubblica. E come ha fatto Omar? Ha fatto cercando prima di creare un po' la cornice, quindi capire chi sono i siblings, raccogliere le loro storie e fare un'indagine di cui poi parlerà la persona che l'ha curata, la dottoressa Gentile, in cui si comincia a dire chi sono, che cosa si aspettano, com'è la loro vita. Questa indagine serve a mettere le basi per un percorso successivo, per fare qualcosa, quindi dalla conoscenza passare all'azione. Io ho grande piacere di essere qui perché insieme a Ilaria Ciancaloni Bartoli, che è il direttore dell'osservatorio, ho avuto la fortuna di raccogliere queste storie. Io non parlo di intervista, ma parlo di raccolta, perché noi abbiamo fatto una cosa molto semplice, cioè abbiamo semplicemente aiutato le persone a dire quello che volevano dire. Quindi ogni testimonianza è diversa dall'altra, perché ogni testimonianza era animata da un centro sul quale la persona ruotava. E non mi soffermo perché le trovate nel volume, le potete leggere tranquillamente, perché poi abbiamo qui una delle persone che appunto ha raccontato la propria storia. E quindi passo a dare la parola innanzitutto alla senatrice Ghinetti, che è presidente dell'intergruppo parlamentare per le malattie rare e neuropsichiatria infantile. Ci siamo confrontate brevissimamente prima di entrare e io mi aspettavo che una cosa molto, come dire, vabbè, allora parliamo un attimo, diamo qualche informazione sulla legge dei caregiver, sui caregiver, eccetera, eccetera, però invece il discorso è volato altissimo subito, cioè è volato sulla libertà e sull'etica dell'amore e su quel legame che può caratterizzare i fratelli e le sorelle che deve essere libero. E quindi sono rimasta molto colpita da questa interpretazione. Grazie di avermi invitato a un evento, già una seconda volta per me che partecipo appositamente con voi qui e lo faccio molto volentieri. Sono sicura che sono tanti gli stimoli che anche io ne posso ricavare. Un riferimento prima della nostra moderatrice risale tanti anni fa, però diversi anni fa, in cui abbiamo affrontato nell'ambito del Comitato Nazionale di Bioetica un problema molto particolare.
voi sapete che ci sono dei casi in cui nascono dei bambini con un certo tipo di patologia, molto spesso una patologia, diciamo, di tipo immunologico, immunematologico, no? E per cui si cerca il famoso discorso di un trapianto possibile, no? E si pone anche il problema di avere un figlio nella speranza che questo figlio possa essere, come dire, immunocompatibile con il fratello, e come dire, quindi poter garantire anche a questo fratello la possibilità, diciamo, di avere una vita il più normale possibile, il più sano possibile. Un punto di vista bioetico è un tema importante, si chiamano i bambini farmaco, questo, no? Che sono quasi bambini concepiti per mantenere e per sostenere la vita del fratello, ma non è sotto l'aspetto, diciamo, farmacologico che il problema, io appunto dicevo, sono neuropsichiatra infantile, prima di fare politica per 40 anni, sono neuropsichiatra infantile, quindi per me è istintivo affrontare il problema tutto in questa logica, no? Il problema è la responsabilità che scaturisce un bambino quando sa di essere stato lui che in qualche modo ha rigenerato il fratello. Stabilisce un senso di responsabilità e un senso dall'altra parte di dipendenza che, come succede nel guazzabuglio delle emozioni rappresentato dal cuore umano, si mescolano la gratitudine con una sorta di ricatto, no? Cioè la libertà con una sorta di obbligatorietà. E tutto il lavoro, diciamo, di psicoterapia che si fa con questi bambini, tra virgolette quelli sani, è un lavoro molto delicato e straordinario che si fa per un periodo della vita, dopodiché subentra un'accettazione del ruolo, della situazione, della vita, della condivisione, delle responsabilità, ma anche dell'autonomia dell'altro, delle sue scelte, però poi nella vita periodicamente questo problema riemerge, quindi richiede una ripresa di approfondimento e una ripresa, come dire, di ridefinizione dei ruoli delle competenze. Questa premessa per dire perché, appena lei mi ha fatto questa domanda, fuori tra come si fa normalmente, che ti chiedo, che mi dici, che fare per dare un'italietà un po' alla tavola rotonda, per questo io ho detto che per me il problema principale dei genitori, no? Il problema principale di chiunque poi si prende cura di questo nucleo familiare, è il tema della libertà dell'amore, cioè fino a che punto l'amore debba essere considerato come una grande avventura che comincia in famiglia e che va declinata nella linea di una libertà progressiva, o fino a che punto invece accade che, con le migliori intenzioni del mondo, intendiamoci, questo amore diventi un dovere. Allora, è chiaro, per chiunque di noi ama, non vedo tante persone grandi, ma vedo anche altre persone giovani, chiunque ama sa che non c'è amore che non comporti una dimensione nella responsabilità di dover assumere. Ma se alla fine della giornata il bilancio che io faccio, il carico di dovere, soffoca la libertà dell'amore, noi li consideriamo situazioni a rischio, dura, ma a un certo punto c'è il rischio che implode. Quindi nutrire la libertà, non in una libertà faccio quello che mi va, no, una libertà che si nutre di contenuti, che si nutre appunto di quello che è il senso di responsabilità. Non a caso il titolo di un bellissimo libro di Giovanni Paolo II, il Carlo Boitiglio, era proprio questo amore responsabilità. No? Un bellissimo libro, un po' difficile perché lui era un filosofo quando scriveva da questo punto di vista, però molto bello. Molto bello perché ti dà l'idea di senso dell'amore. Allora, quando paradossalmente, quando un bambino, il fratello cosiddetto sano, lasciatemi dire così, viene educato alla libertà dell'amore, alla gioia della scoperta dell'altro, alla costruzione di una condivisione di affetti, accettando, analizzando, non negando, quindi riconoscendo, ammettendo i momenti di stanchezza, i momenti di tensione, cioè prendendone atto come di una normalità della sua situazione, ma anche di una condizione che in qualche modo va posta alla sua funzione, alla sua elaborazione, va rilanciata un piano più alto, questo bambino cresce come, lasciatemi dire così, il miglior adulto possibile, perché nasce in lui fortemente il senso dell'amore nella pienezza dei suoi significati. Fatta questa premessa, quindi per spiegare quello che lei ha detto in introduzione, vi dico dal punto di vista, chiamiamolo così, politico, anche perché mi aiuta a dire, ma non
tempo stavamo per finire, dal punto di vista politico, politico vuol dire lavorativo, qual è per noi, qual è stata per noi la prima sfida? Questa sfida ce la siamo posta 3 anni fa, 4 anni fa, quando abbiamo scritto la famosa legge del dopo di noi. La legge del dopo di noi, come tutti voi sapete, era una legge che ormai nel titolo era passato così, però in realtà i genitori volevano che si chiamasse la legge del tra noi, o anche addirittura la legge del prima di noi, no? Che cosa significava? La grande preoccupazione dei genitori davanti a un figlio che esprime una fragilità di qualunque tipo, una naturale o non naturale, di qualunque tipo, la fragilità di questo figlio è che ne sarà di lui quando io non ci sarò più. C'è in fondo la segreta convinzione, prevalentemente nelle madri, ma c'è in fondo la segreta convinzione che nessuno lo potrà amare più di quanto lo amo io, nessuno lo amerà così. Che sarà di noi? E quindi noi abbiamo scritto quel disegno di legge che vi assicuro, nelle intenzioni di tutta la Commissione, era meglio di come di fatto è venuto fuori, soprattutto quando poi nel momento concreto è stato finanziato in modo insufficiente. Adesso nella legge di bilancio cerchiamo di metterci degli altri fondi, ma non è sufficientemente finanziato, perché che cosa succede? Tutta la diciamo, tutto il nodo della legge si sviluppava su 2 binari. Il primo è quello di mantenere la persona nel suo nucleo familiare, evitare l'istituzionalizzazione di queste persone quando diventano grandi, per così dire. Quindi questo era mantenere il contesto, che significava declinare il contesto utilizzando tutte le risorse possibili, anche le risorse tecnologiche possibili, e sono state delle cose molto interessanti, cioè poter dire alla finestra apriti, secondo la famosa favola di Apriti Sesamo, che la finestra si alza, si scende dalla televisione, accendi, c'è il riscaldamento, cioè come creare una domotica che renda più familiare e più facile controllare la casa. Poi significava dire, per piacere, che lo Stato non si mangi tutta quella che è, non dico l'eredità, ma tutta quella parte di risorse che io posso mettere a sua disposizione, che non se le mangino le tasse, detto male. Nessuno vuole essere un evasore fiscale, però in un caso specifico va garantito che tutto quello che io posso fare possa andare a lui. E se sono capace, come quello che si desidera, come spesso sono tanti genitori che da questo punto di vista sviluppano un'imprenditorialità incredibile, sono capace di dare il famoso trust intorno a mio figlio, fatto di amici, fatto di donativi, fatto di iniziative che posso, che anche queste iniziative godono di una facilitazione fiscale, perché comunque tutto quello, non è perché sia chissà quale bontà, ma perché tutto quello che io faccio per lui è un carico minore, diciamo, sulle spalle del governo, no? Cioè, quindi è un modo anche di umanizzare la presa in carico. Quindi con la legge del dopo di noi questo era il cuore, poi dopo è diventato, lo spirito era questo, fare in modo che il maggior numero, il miglior numero di risorse potessero. Ma chi è la persona che può, come dire, pilotare questa regia? In genere la persona migliore, che deve poterlo fare con senso di responsabilità di cui si diceva, ma anche con la libertà di cui si diceva, e senza pensare che questo sia un vincolo. Perché? Perché anche se, questo lo capiamo tutti, anche se io, in quel mio paese, farei qualunque cosa, poi magari c'è mio marito, poi magari ci sono i figli, poi magari ci sono le cognate, poi magari c'è pure la sua, cioè devo dare ragione a un contesto allargato, molto composito, quindi ho bisogno di salvaguardare nella nazione e nella maggiore autonomia possibile tutto quello che si può fare per questo caso. Questa è la prima. La seconda legge su questo che stiamo parlando è la legge sul caregiver. Allora, la legge sul caregiver è la legge che in qualche modo cerca di valorizzare la relazione di assistenza che si svolge nei confronti di una persona, in questo caso non c'entrano le malattie rare, non c'entra necessariamente il fratello, no? Può essere un grande anziano, può essere un disabile, può essere un malato cronico, cioè tanti sì. Può anche essere il caregiver della persona che ha un tumore e che per un determinato periodo di tempo, tra che mi dà la diagnosi, tra che faccio la chemio, tra che mi offro, tra che faccio la riabilitazione, per un anno, per 2 anni, per un periodo di tempo, ho bisogno di qualcuno che mi assista oggettivamente, realmente. Quindi, c'è un caregiver che copre tutto l'arco della vita, c'è un caregiver che copre un periodo, c'è un caregiver a assorbimento totale, ci possono essere due caregiver a assorbimento parziale.
le tipiche situazioni, prese in esame, sono veramente tante, e la legge cerca di venire incontro alla complessità e alla varietà per trovare, come dire, le migliori soluzioni possibili. Vi prego di tenere conto di qualunque cosa si dica per questa legge. Vi prego di tenere conto che quando si lavora su queste cose, i parlamentari che sono impegnati in diverse commissioni, che in genere sono commissioni sanità o alla Camera per la Sociale, non hanno colpa. Cioè sono tutti impegnati al massimo delle loro capacità a cercare di mettersi nei panni, a cercare di individuare soluzioni, a cercare di migliorare. Questo è l'aspetto bello, però noi di questa parte della politica parlamentare. Poi magari non ci sappiamo, poi magari le soluzioni che pensavi di aver trovato per rispondere a tutti sono a conti fatti, non è così diciamo illuminata per dire così. Però la realtà è desiderare. Quindi sulla legge sul credito stiamo lavorando nel miglior modo possibile. Vogliamo correggere alcune cose della legge che dopo di noi, cioè offrire una compensazione, e speriamo con tutto il cuore di venire con. Però la cosa più importante resta la formazione a questi nostri ragazzi, cosiddetti sani, perché loro la loro ferita nell'anima ce l'hanno, perché il primo bene di cui devono fin dal primo momento sapere che risulteranno perdenti rispetto al fratello è il tempo dei genitori, il tempo della mamma, il tempo della preoccupazione. Forse molti di voi avranno pianto leggendo il romanzo L'Incompreso, non so se lo ricordate, adesso ormai non è più di moda, quindi le nuove generazioni non hanno letto L'Incompreso. Ma vi ricordate che il padre è troppo giovane? Ma ricordate quando il fratello, c'è il terreno piccolo, un po' malatice, non era grande, era un bulletto molto simpatico. Ma quando comunicano che il figlio si è fatto molto male, immediatamente si pensa al piccolo. Nessuno pensa che possa essere stato il fratello. E lui si vede che in fondo tutta la vita ha sofferto di questo suo sistematico secondo piano nella sua vita. Questo per fare un riferimento a un romanzo dell'infanzia di molti di noi. Però no, la mia generazione all'epoca fa parte della televisione, non mangio tutti, e quindi va bene, vale quello che va. Però per dire che noi dobbiamo imparare tutti a volere molto bene a questi fratelli, che sappiamo che saranno davvero una risorsa, la risorsa più importante di tutti gli altri. Presidente, è importante sottolineare appunto l'importanza della fraternità in questo caso, perché appunto è una relazione che è destinata a durare e magari qualcuno lo riprenderà anche a questo tavolo, questo tema. E, è venuta qui a portarci i saluti, ma non solo, la dottoressa Cristina Tamburini, che è direttore dell'ufficio nono della tutela della salute della donna, dei soggetti vulnerabili, contrasto alle diseguaglianze, ma anche direttore generale della prevenzione sanitaria al Ministero della Salute. Non si tratterà di un saluto semplicemente formale, perché il Ministero è molto attivo su questi temi, e appunto nei famosi scambi preliminari lei non ha fatto neanche in tempo a dirmi tutti i progetti sui quali stanno lavorando, perché sono tanti, che spero riuscirà a raccontarvi in 15 minuti. Grazie, devo precisare che il direttore generale della prevenzione sanitaria è il dottor Damario, del quale io porto i saluti, e quindi io sono la responsabile appunto dell'ufficio della prevenzione sanitaria che si occupa. Purtroppo la prima parte dell'intervento della dottoressa risulta incomprensibile. È quello connesso agli interventi di prevenzione di primi, cosiddetti primi medio giorni, quindi il periodo che va dalla fase preconcezionale ai primi 2 anni di vita del bambino. E è stato prodotto attraverso un lavoro molto intenso da parte di un tavolo multiprofessionale e multisettoriale, un documento di indirizzo che declina i fattori di rischio e le azioni che possono essere poste in
possibilità di avere, prevenire e comunque ridurre l'impatto derivante da questi rischi. E questo è un documento, diciamo, è indirizzato ai genitori, agli operatori e ai policy maker, quindi è un documento, diciamo, che ha delle caratteristiche molto particolari, perché è orientato, diciamo, a tutti quanti i destinatari di queste iniziative di prevenzione. E questo, diciamo, è un'attività che è stata già sotto questa direzione, quindi è proprio un corso, un iter che dovrebbe portare anche alla funzione di un accordo con Francesca Borgioni per adottare questi indirizzi che sono applicati attraverso anche delle misure di accompagnamento, che è stato da sempre anche previsto nell'ambito del programma un'azione centrale specifica a supporto dell'attuazione di questo quadro. E un'altra attività che il nostro ufficio segue, che è veramente molto, molto importante, è quella legata agli screening neonatali estesi, quindi gli screening che sono, diciamo, finalizzati ad individuare le tematiche presentano alterazioni biochimiche che possono essere indicative di determinate malattie. Tra l'altro la finanziaria dello scorso anno ha anche esteso, intervenuta sulla legge istitutiva del sistema di screening neonatale, prevedendo l'estensione delle patologie anche dalle patologie metaboliche alle patologie neurodegenerative. E questa, diciamo, è un sistema molto complesso perché comporta una governance internazionale, anche della regionale, con tutta una serie di competenze del sistema che devono, diciamo, effettuare la formazione, l'informazione nei confronti del genere umano, la gravidanza, il consultorio, quindi anche il punto di nascita, poi i centri che effettuano l'esame, i centri che effettuano la diagnosi e poi nei casi in cui l'accertamento è dato in esito, anche la presa in carico del paziente che è risultato, del bambino che è risultato positivo allo screening. E questa è un'azione di sanità pubblica molto importante. Anche qui è molto importante la formazione degli operatori e il combinamento tra i vari professionisti, quindi quel concetto di multisettorialità di cui parlavamo all'inizio entra in gioco in maniera molto rilevante su questa azione. Un'altra attività cui stiamo lavorando intensamente in questo periodo è quella connessa alle cosiddette linee guida previste dal decreto della disabilità e dell'inclusione scolastica. Quindi esiste una norma che ha intervenuta su quello che era il quadro normativo esistente per l'accertamento della disabilità e per la definizione dei piani educativi individualizzati dedicati al bambino con una disabilità. Questo è stato un intervento normativo nel 2016-2017, poi c'è stato un ulteriore decreto legislativo che è entrato in vigore a settembre di quest'anno e il Ministero della Salute ha il compito di definire le linee guida che dovranno essere, diciamo, seguite dagli operatori del sistema sanitario per effettuare, per aiutare le famiglie anche quando desiderano le famiglie a fare, presentare la domanda per l'accertamento della condizione di disabilità del bambino, perché accanto alla 104, no, c'è questo nuovo statuto di tutela che poi comporta, no, un intervento delle commissioni medico-legali e delle successivamente un diritto multidisciplinare che deve descrivere il cosiddetto funzionamento. Funzionamento è un concetto
che è introdotto dalla Convenzione ONU per la persone con disabilità, e quindi la descrizione del funzionamento in un'ottica cosiddetta biopsicosociale, cioè una visione che considera il fattore ambientale e la persona. Quindi la disabilità altro non è che il risultato di un'interazione tra la condizione dell'individuo, affetto all'analogia, e l'ambiente circostante. Quindi l'ambiente circostante può essere modificato, e quindi c'è tutto un lavoro che deve essere fatto sui fattori ambientali per far sì che l'individuo sia posto nelle condizioni per esprimere al massimo le proprie potenzialità, in particolare nel contesto scolastico, dove quindi è previsto che poi la scuola, insieme con i servizi sanitari, i genitori, definiscano quello che è il piano educativo specifico per quel bambino sulla base dei bisogni che ha quel bambino. Quindi queste linee guida sono indirizzate, diciamo, ai servizi sanitari, alle commissioni mediche locali. Sono linee guida che stanno definendo con l'INPS, con società scientifica di psichiatria infantile, con il NUR ovviamente, e insomma speriamo di poter portare a termine bene questa cosa che poi si può rimanere giù. E quanti pochissimi minuti, giusto per due minuti, ecco, allora i due minuti sono sicuramente da dedicare a quello che è il sistema di sorveglianza da 0-2 anni, è un progetto, un sistema di sorveglianza che è stato inserito insieme dei registri di sorveglianza, quindi diciamo insieme dei sistemi previsti dal DPCM specifico del 2017, che hanno individuato quali sono i sistemi, i registri, le patologie e i sistemi di sorveglianza. E il sistema di sorveglianza 02, che è il risultato di un progetto finanziato dal Ministero della Salute, la cui realizzazione in termini di coordinamento è stata affidata all'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il programma genitori del Giovento. Ecco, questo sistema di sorveglianza è focalizzato a monitorare una serie di aspetti molto importanti nel periodo 0-2 anni, ed è, diciamo, sostanzialmente in anni quando vanno a effettuare le vaccinazioni, sotto le bambine di vaccinazione compilano un questionario, e dove vengono rilevati tutta una serie di aspetti concernenti sia la gravidanza, l'allattamento, la sicurezza del bambino, le condizioni di sicurezza del bambino, aspetti più legati a quelle che sono in fondo le condizioni nelle quali ci troviamo in termini di uso più basico delle tecnologie, quindi l'esposizione allo schermo, oppure aspetti legati, diciamo, più da vicino a quello che è una parola, no, che viene veicolata dalle figure parentali anche attraverso la lettura. Quindi sono, diciamo, gli elementi che vengono presi in esame e che sono considerati determinanti per la salute. Tante cose che speriamo ci possano essere in ausilio per tanti anni. Grazie, dottoressa. Grazie per questo intervento qui. Sinteticamente ci ha spiegato tutto quello che fa il ministero, perché poi la vita concreta, come sappiamo, è fatta anche di cose molto piccole, cioè non è fatto soltanto di grandi temi e di indagini che possono veramente cambiare la qualità dell'esistenza, no? Passa anche per questo. E io devo correre perché il pomeriggio è lungo e c'è Ilaria Ciancaglioni di Patri, che è direttore dell'Osservatorio Malattie Rare, immagino che tutti quanti la conosciate, e anche la promotrice
del progetto ha scritto una cosa molto bella che io ho letto, insomma, che apre proprio questa pubblicazione che è nelle vostre mani, cioè dice: il pesce grande mangia il pesce piccolo, no? Una metafora molto significativa che però subito ci riporta alla condizione dei bambini con disabilità e dei loro fratelli nelle famiglie, no? C'è una cosa grande, quella piccola, va, chissà, è stata mangiata. E però, a parte questa metafora che io ho trovato veramente calzante, mi piacerebbe chiedere a Ilaria come è nato questo progetto che riempie una lacuna e anche come si è costruita una rete, perché insomma un progetto così ha un senso quando è accompagnato da tante organizzazioni, da tante persone, e anche un po' dove vuole andare adesso che abbiamo fatto l'indagine, abbiamo fatto la pubblicazione. Allora, come nasce questo progetto? Nasce da tanti incontri, Osservatorio Malattie Rare compie 10 anni nel 2020, quindi di gente ne abbiamo incontrata e tante storie. Diverse storie ci raccontavano il malato raro, la persona con malattie rare, ci raccontavano il loro contorno. In questo contorno si dava tanta attenzione al caregiver, che è importantissimo, che viene però identificato per lo più o con la madre e il padre, e lo dico nell'ordine volutamente, poi vi dico perché, del malato raro, oppure il congiunto nel caso in cui si parli dell'adulto, o il figlio nel caso in cui il malato raro sia un adulto o un anziano. E in tutto questo ci domandavamo: ma sono famiglie tutte di figli unici? No, però c'è anche un altro figlio. Ah, veniva catalogato come altro figlio. Benissimo, andiamo a vedere questo altro figlio. Intanto in letteratura questo altro figlio si chiama sibling. Abbiamo fatto una ricerca per vedere se c'erano dati, se c'era qualcuno ci spiegava qualcosa del vissuto di questi sibling, e ci siamo resi conto che c'era un lavoro delle associazioni in tal senso. Quindi abbiamo intanto contattato le associazioni che avevano lavorato su questo e che oggi sono partner di questo progetto, che sono tutte qui, poi lasceremo loro la parola, ma non c'era una vera e propria letteratura scientifica, non c'erano dati. Sì, potevamo immaginare dai racconti, dalle esperienze, che la situazione fosse proprio quella di ubi maior minor cessa, cioè arriva il figlio malato e l'altro vabbè sta bene, fatti un pochino da parte e non creare problemi. Però questo come impatta? Solo negativamente? Oppure magari costituisce anche per questo ragazzo un punto di forza? Il rapporto tra fratelli qual è? Il rapporto di questa persona con la famiglia e quello col fratello? Lo stesso? È conflittuale? Perché noi dobbiamo parlare senza avere dati? Magari siamo fatti da fuori un'idea diversa da quella che poi è la realtà. E quindi quello che abbiamo pensato di fare è stato un survey, 7 mesi di survey. Abbiamo raccolto tantissime risposte sia dei sibling sia dei genitori dei sibling più piccolini, che non avrebbero chiaramente potuto compilare un questionario. E parallelamente, come diceva prima Antonella, abbiamo aiutato i sibling a raccontarsi. Quindi non è che abbiamo fatto l'interrogatorio, abbiamo aiutati a far venire fuori le loro vite. Da questa indagine, quali quantitativa, nasce questo volume che abbiamo potuto pubblicare grazie al supporto non condizionato di Pfizer, perché queste sono cose che hanno materiali, hanno un costo e hanno anche un impegno dietro, e ve lo presentiamo oggi. Chiaramente tutti i dati che sono stati vagliati dalla nostra psicoterapeuta ve li presenterà direttamente Laura. Quello che posso dirvi è che c'è stato un successo in termini di partecipazione, sicuramente, dopo un primo periodo di oddio, mi racconto, non mi racconto, perché si è sempre andate a cercare le testimonianze dei pazienti e dei genitori. Quelle dei sibling non sono mai state cercate, quindi all'inizio era un po' una novità, quindi ce lo dirà anche una delle persone che ha lasciato questa testimonianza. E per lì non è così facile, cioè loro non sono così tanto abituati ad essere considerati. Quindi quando qualcuno per la prima volta ti considera, fa anche un po' strano, non sai perché. E quindi ci ha voluto un po' a rompere l'iniziale silenzio, dopo è stato un fiume, e veramente un fiume di richieste. Noi le abbiamo scelte in questo libro solo 11, ma sul sito ce ne sono più e abbiamo una lunga serie di altre interviste ancora da fare. E vi dicevo,
è stato un successo da questo punto di vista, ma è stato inaspettatamente anche un successo internazionale, perché proprio pochi giorni fa siamo stati contattati dai responsabili di un progetto finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Horizon 2020. Questo progetto si chiama Share for Air ed è, io ve lo spiego in maniera molto semplice, ma poi trovate tutto in cartella, una sorta di social network dei malati rari, chiaramente molto più fine di normale Facebook e molto più attento dal punto di vista della privacy dei dati, e che all'interno del proprio progetto conterrà proprio una parte destinata ai siblings. E questo ci fa capire che questa attenzione c'è non soltanto in Italia ma anche in Europa, e ci conferma un po' l'idea iniziale da cui eravamo partiti, quella di promuovere una giornata italiana dei siblings che potesse poi diventare una giornata europea. È una speranza che ancora abbiamo, io colgo l'occasione per rilanciarla. È vero, ci sono tante giornate, ogni giorno c'è una giornata, non servono a niente forse, però forse avere un giorno in cui, proprio come ieri ci siamo ricordati dell'infanzia e dell'adolescenza, perché non ricordarci anche dei sibling? Perché questi sibling rimangono sibling per tutta la vita, rimangono sibling anche quando domani diventeranno, quello che diceva Sabinetti, diventeranno caregiver. Quindi noi dobbiamo occuparci di loro, perché oggi sono sibling, ma probabilmente, e lo leggerete nelle testimonianze, loro sanno che domani diventeranno anche dei caregiver. Ci stanno almeno tre frasi che mi sono rimaste in mente. Una dice: quando mio fratello non sarà più autonomo, rimarrà sempre mio fratello, il nostro legame non finirà mai. E queste, ci sono storie d'amore eccezionali in questo libro. Un'altra dice: quando mia madre è un sibling adulto, ha 87 anni e vive con mio fratello, quando lei non ci sarà più, noi siamo una famiglia numerosa che ne affrontate tanto, in qualche modo ce la caveremo. Comunque c'è già una prospettiva molto concreta. Loro si sono già tutti trasferiti per l'esigenza di questo fratello, si sono mossi in anticipo. E un'altra delle testimonianze, una ragazza, dice: in sostanza, quando i miei figli, due figli sono piccoli, saranno grandi, è già in chiaro con il mio compagno che mio fratello starà qui con noi. Cosa cambia? Cioè, per me, ho già avuto due figli, quando loro se ne andranno, qui ci sarà spazio, c'è già spazio per mio fratello, perché fratello al momento vive con i genitori, ma le sa che diventerà una caregiver. Quindi, quando si parla di caregiver, è importante anche per i sibling. Quindi mi auguro che la legge possa andare avanti e possa ricordarsi e ricomprendere anche loro. In ultimo, come intendiamo andare avanti? Non si fanno le survey tanto per avere dei dati da tenere in un libricino, si cercano dati per poter agire. Quindi, in base proprio a questi dati, intanto noi vorremmo che, quindi appello a tutti i genitori, sia genitori, giornalisti presenti, affinché li divulghino, perché la conoscenza è sempre la prima base per parlare delle cose, soprattutto perché da questi dati viene fuori qualcosa di diverso da quello che pensavamo all'inizio. E quindi serve anche a sfatare dei miti, magari, no? Dei miti sbagliati. In secondo luogo, ci piacerebbe moltissimo, stiamo valutando la fattibilità di questo progetto, andare con una traduzione di questo in forma di fumetto nelle scuole, perché nelle scuole dei sibling più giovani, cioè fino all'università, fino comunque alle scuole superiori, vivono la maggior parte del loro tempo con i pari, ed è importante che gli se ne parli e che ne sappiano parlare anche gli insegnanti, e non lo trattino magari come qualcuno che ha un problema, un poverino. Prima di parlarne è importante che sappiano chi sono questi sibling. E poi ci piacerebbe moltissimo, ma questo siamo quasi sicuri di farlo, direi sicuri, e aprire a partire dal 2020 dei gruppi di auto mutuo aiuto divisi, e questo ci viene fuori dalla survey, questa indicazione, per fasce d'età. Dei gruppi di auto mutuo aiuto che partiranno come progetto pilota sul Lazio, sempre perché bisogna stare con i piedi per terra, sperando da qui di avere poi delle linee guida, delle direttive, delle esperienze che permettano di esportare questi gruppi anche al di fuori del Lazio, in modo che in ogni territorio i sibling trovino una rete in cui confrontarsi, in cui parlare, in cui darsi anche delle indicazioni pratiche di come venire fuori dalle situazioni di tutti i giorni, perché poi quella che pesa a volte la vita di tutti i giorni, non sono le grandi filosofie, no? Tutti i giorni, come fai a uscire quando tuo fratello rimane in casa, hai senso di colpa, se lo lasci lì, ma tu come fai?
Ecco, a volte serve anche parlare di queste cose piccole, perché la vita è grande, è fatta di piccole cose, e quindi tutte le persone sono fatte di piccoli momenti che magari non sembrano meno importanti, ma poi per chi le vive sono delle cose anche a volte enormi. Per quanto riguarda senso di colpa, dati, lascio direttamente la parola a Laura, perché i dati ce ne sono tanti, i miei 2 minuti che mancano vi regalo volentieri l'analisi di questi dati. Allora, grazie Ilaria, poi torneremo sulle storie perché abbiamo una persona che ci racconterà la sua storia, è stata abbastanza... sarà molto generosa da farlo. La cosa che mi piace, diciamo, sottolineare di questo intervento è che la cosa bella è che non siamo solo a conclusione di un progetto, cioè c'è il momento della celebrazione, ma siamo a metà strada, finisce una fase e se ne apre un'altra che forse è anche un po' più avventurosa della prima. Laura Gentile ci può raccontare che ha la responsabilità scientifica della ricerca e del progetto in generale, e ci può dire che cosa è venuto fuori dai dati, quali sono state le sorprese che ci hanno riservato. Ok, allora vorrei finire di presentarmi, perché sono anche mamma di un ragazzo con una malattia rara che ha 18 anni e di un altro che è un sibling e che ne ha 15, e quindi sto vivendo la meravigliosa età dell'adolescenza dei miei figli, appunto con una malattia rara e con... vivendo l'esperienza di sibling. Quindi questo per dire che è uno degli aspetti che mi caratterizzano, e sicuramente anche la mia esperienza personale inevitabilmente, insomma, è entrata dentro tutto questo. Che fare nel mio intervento? Molto brevemente, un breve cappello introduttivo e poi parlare di dati. E spero che avrete tempo, voglia di leggere la pubblicazione, perché insomma ce ne sono molti di più di quanti non vi descriverò molto brevemente. Allora, siblings e aspetti psicologici. E quello che mi preme, l'ho già detto nel precedente incontro di un anno fa, quando stavamo partendo poco dopo, è che anche quella tra dei fratelli in cui è presente una malattia rara è una relazione tra fratelli, e ha le caratteristiche tipiche delle relazioni tra fratelli, fatte di gelosia, di rivalità, ma anche reciprocità e condivisione. E quindi si esprimono all'interno di questa relazione l'ambivalenza tipica della relazione tra fratelli. È evidente che l'esperienza di malattia ha un impatto significativo su questa relazione. I sentimenti, diciamo, c'è una disposizione a sentimenti, appunto, dicevo, ambivalenti, e questo è naturale. Attenzione, bisogna esprimere tutti i sentimenti provati, anche quelli negativi. Lo dico sempre perché è molto più facile parlare dei sentimenti positivi e molto più difficile di parlare anche all'interno della famiglia di quelli negativi, perché scatenano un grande senso di colpa, sia nei sibling che nei genitori. Quindi rabbia, tristezza, vergogna, frustrazione, aggressività hanno difficile accoglienza. Questo è stato uno degli elementi che ci siamo posti di indagare all'interno della SARVI, e poi vi dirò cosa abbiamo scoperto. Le emozioni nella malattia rara non sono generalizzabili e possono dipendere da molteplici fattori: l'età, la distanza di età dal fratello, l'ordine di nascita, il numero di figli in famiglia, il tipo di malattia rara, il grado di invalidità del fratello colpito, le reazioni dei genitori. Ogni persona è unica, così come ogni fratello, per questo è possibile rilevare reazioni distinte. Come dicevo, la rarità, la complessità e la cronicità della malattia modificano la situazione. Reazioni caratteristiche e ricorrenti nei sibling le possiamo riassumere in tre grandi, diciamo, categorie, o comunque, diciamo, modalità. Quello in cui si sentono molto responsabili dello stato emotivo di tutto il nucleo, e quindi molto spesso sono quelli bravi e efficienti anche in modo riparatorio nei confronti dei genitori, cioè fanno i bravi per confortare i genitori, oppure badano a loro stessi e quindi per non sovraccaricare un sistema familiare che percepiscono
in difficoltà e cercano di dare meno fastidio possibile, di pagare a loro stesso, di diventare quasi invisibili, a volte anche per non uccellere e superare il cervello che magari non ha appunto alcune competenze. Oppure possono essere oppositivi, provocano per restare attenzione all'interno della famiglia. Queste modalità non sono così nette e definite, a volte anzi i sibili imparano ad utilizzare una modalità o l'altra a seconda dei contesti, scuola, famiglia, amici o quant'altro. Questo per capire insomma il panorama in cui ci stiamo muovendo dal punto di vista psicologico, emotivo e comportamentale. Lo storytelling di cui ci hanno appena parlato, Ilaria raccontava anche alcune frasi proprio emerse, alcune emozioni vissute, in realtà hanno stimolato alcuni elementi. Uno, ad esempio, ci ha fatto riflettere sulle reazioni proprio di fronte alla malattia rara, cosa succede nel sibling, cosa succede all'interno del vincolo familiare. Le relazioni dei sibling, e quindi tra fratelli e dei sibling con i genitori. I progetti di svincolo, di autonomia e i percorsi di individuazione di sé, che sono il nodo cruciale per i sibling, per il loro proprio sviluppo e per il loro percorso di autonomia. I progetti quindi sul futuro e sul loro futuro e sugli spazi individuali e il bisogno di confronto con altri sibling. Da questi elementi è nata la SARPRI, che è stata articolata in 10 aree, in cui abbiamo tentato appunto di raccogliere alcuni dati personali, e sostanzialmente il sesso, l'età, l'ordine di nascita, ad esempio, dei fratelli, il tipo di malattia rara e di disabilità, capire insomma quelle risposte in che contesto di gravità, di disabilità ci venivano fornite, una breve storia della diagnosi e del decorso della malattia. Ad esempio, se c'erano stati dei ricoveri, lunghi quanti, se c'erano state assenze dei genitori comunicate dalla casa familiare, l'impatto sull'organizzazione familiare per capire, ricordo che questa targa di condizionare è stata parallela, cioè le stesse domande o simili per sibling e per genitori, e quindi abbiamo chiesto anche, ad esempio, l'impatto che si è avuto sull'organizzazione familiare, abbiamo avuto risposte diverse. L'accudimento è il tempo dedicato che si dedica sia al fratello con malattia rara, ma anche il tempo a disposizione per i sibling. L'informazione, che è uno degli elementi di cui i sibling hanno più bisogno, cioè sapere la realtà della situazione del loro fratello, quindi come era avvenuto, in quali tempi e se erano soddisfatti di questo. La relazione, i sentimenti, i comportamenti, questa è stata una grande area significativa per appunto registrare un po' come vivevano le emozioni nella relazione fraterna e familiare. Quindi, come vi dicevo, abbiamo indagato sui loro progetti per il futuro, di vincolo e di autonomia, e poi una sezione dedicata all'arricchimento, che significa quello che ci stavano raccontando credo tutti quelli che sono intervenuti finora, a partire dalla senatrice Binetti, in quel rapporto libero, no? E anche in quell'acquisire, come diceva lei, diventare una persona diversa, no? E migliore, più ricca, perché già dal racconto delle storie ci siamo resi conto che appunto questi fratelli sì, vivevano anche un dolore, un peso, se vogliamo, no? E un tipo per quello che il proprio fratello affrontava, ma allo stesso tempo acquisivano delle caratteristiche nuove e come dire, di capacità empatiche e anche di problem solving, di districarsi nei momenti di difficoltà che non erano comuni. Quindi i dati, andiamo a capire un po' cosa è accaduto. Come dice Ilaria, la SARD è stata online per 7 mesi. Abbiamo raccolto le risposte di 83 sibling e 126 genitori. Il 73,5% erano sorelle e l'84,9% erano madri, quindi il genere femminile proprio ha spopolato. E questo sì, per tanti motivi, forse quello più, come dire, più immediato che ci può venire in mente, perché appunto il ruolo di cura poi è sempre proprio dedicato alle donne, o perché magari viaggiano più in rete, insomma, diciamo che questo è un dato significativo.
il 50% dei sibling, cioè il campione era diviso esattamente a metà tra chi aveva meno di 30 anni e più di 30 anni. Il 70% erano primogeniti, quindi insomma un numero significativo che personalmente mi ha colpito, e circa il 60% dei fratelli con malattia rara erano giovani, non meno di 30 anni. E intorno al 40% invece i genitori che erano alla fascia d'età tra i 40 e i 49 anni. L'impatto sull'organizzazione familiare, vi do qualche dato, poi veramente vi rimando, insomma. La malattia rara è responsabile di grandi cambiamenti nella vita e nell'organizzazione familiare, è stato percepito e descritto dai sibling nel 70% dei casi, cioè il 70% ha detto che questo impatto è stato molto grande. I genitori, 87,3%, credo che sia ragionevole, no? Il maggior carico, la maggior preoccupazione nelle mani dei genitori. I sibling lamentano maggiore impatto sul tempo disponibile dei genitori, quindi la riorganizzazione, come dire, sottrae tempo dice, ai genitori. I genitori registrano il maggior impatto nella riorganizzazione familiare e nelle relazioni. E poi descrivono tutti un peggioramento della situazione economica fino alla perdita del lavoro, che sono altri elementi emergenti. I sibling dicono di passare con i genitori del tempo esclusivo, spesso, sempre, perché abbiamo chiesto vari no, mai, a volte, la risposta è spesso sempre, hanno raggiunto quasi il 45%. E anche sono abbastanza contenti perché hanno ricevuto, dicono di aver ricevuto le informazioni necessarie anche in modo graduale, in oltre il 40% dei casi, e anche in un'età molto, molto precoce. Tutto questo è avvenuto entro i 15 anni d'età. Insomma, questo dato, ad esempio, è un dato che a me ha colpito, cioè comunque in un'età molto precoce. Solo intorno al 21-22%, diciamo, i sibling ci dicono di non avere proprio mai vissuto momenti dedicati con i propri genitori, e questo mi sembra ancora un dato significativo. Si dichiarano comunque sempre più soddisfatti dei genitori del tempo trascorso con i propri genitori, cioè quasi il 60% dei sibling ci dice che è contento del tempo che trascorre con i genitori, cioè è in buona quantità e di buona qualità. I genitori non ci danno la stessa risposta, e questo immaginiamo anche per un senso di colpa, o comunque ritengono che il tempo che trascorrono con i propri figli senza malattia non sia sufficiente. I genitori percepiscono di non passare quindi abbastanza tempo esclusivi con i propri figli senza malattia rara, ma di averli però informati adeguatamente nell'80% delle risposte, e questo come abbiamo visto è speculare quale risposta. Vivere la vita familiare con leggerezza e svago è, come dire, percepito molto di più dai sibling di quanto non sia dei genitori. Nel 60% dei casi ci dicono questo avviene, e invece per i genitori non è così. Solo il 36,5% dice, insomma, di vivere questo, la vita familiare anche con leggerezza. E per quanto riguarda le relazioni, i sentimenti, i comportamenti, i sibling condividono con i propri fratelli con malattie rare spazi e attività. Spazi nell'80% dei casi, attività nel 40%. Dicono anche di sentire di essere trattati con equità, nel senso relativamente ognuno alle proprie necessità e alle proprie anche capacità. Molto di più sibling di quanto non facciano i genitori. C'è comunque una sorta di sensazione che questi, che i genitori non riescano sempre ad essere imparziali. Comportamento di sibling, come vediamo, ha molteplici aspetti: l'aiuto, l'iperprotezione, la difesa. E il disinteresse e l'evitamento viene raccontato dai genitori in un 20% dei casi, ma non dai sibling, che insomma si riduce al 5%. I genitori lamentano anche sentimenti di ribellione nel 40% dei casi, e comunque esprimono sentimenti di aggressività, indifferenza, colpa, ostilità e ribellione in quasi il 35% dei casi. Per quanto riguarda futuro, svincolo e autonomia, vivere con serenità i propri spazi di autonomia rimane per i sibling un aspetto nevralgico.
La progettualità sul proprio futuro, dicono di progettare appunto il proprio futuro, una buona parte dei sibling e anche i genitori, insomma, ci dicono di fare altrettanto per tutti i loro figli. Lasciare la casa genitoriale, oltre il 50% dei sibling lo desidera, ma senza quindi allontanarsi troppo dalla casa genitoriale per continuare ad essere di aiuto. Interrogarsi sul proprio ruolo di caregiver fa quasi il 70% dei sibling, invece il 40% dei genitori ci dice che ce lo dice solo il 40% dei genitori, come a dire che non vogliono investire troppo e troppo precocemente in tutti ruolo. La paura del futuro è espressa dal 50% del campione dei sibling, la preoccupazione dei genitori per il figlio con malattia rara relativamente allo svincolo dei sibling, questo è un dato interessante, avviene nel 60% dei casi. La relazione fraterna, quindi, in conclusione i sibling ci dicono di sentirsi più liberi di esprimere le loro emozioni con i propri fratelli di quanto non facciano. Le emozioni prevalenti nelle relazioni riguardano l'affettuosità, ma anche i sentimenti negativi, tristezza, rabbia. Quindi abbiamo rilevato quello che vi dicevo, quell'ambivalenza. C'è un arricchimento, cioè il riconoscimento di aspetti positivi di crescita personale, ce lo dice oltre il 70% di entrambi i campioni. Il riconoscimento di nuove competenze nelle relazioni, nelle strategie e nella gestione delle difficoltà, però allo stesso tempo oltre il 50% dei genitori ci dice di aver osservato segni di malessere in buona misura di tipo psicologico. Un terzo dei sibling e quasi il 45% dei genitori ha chiesto l'aiuto di uno specialista. E qui il dato che ci interessa molto: quasi il 55% dei sibling non ha condiviso esperienze con altri fratelli, e tra quelli che non l'hanno fatto e quelli che l'hanno fatto, il 70% ci dice di essere desiderosi di fare questa esperienza. Quindi questo per noi è un incoraggiamento ulteriore a proseguire nel nostro progetto. Chiudo dicendo che quei gruppi di cui parlava poco fa Ilaria, ci siamo interrogati su varie fasce d'età. Come potete immaginare, si potrebbe fare tantissimo, c'è un mondo da esplorare, e abbiamo pensato però di focalizzarci su alcune fasce d'età emergenziali, chiamiamole così, che sono quelle che richiedono un po' più di attenzione, e probabilmente presteremo la nostra attenzione nella preadolescenza, nell'adolescenza, al massimo giovani adulti, o comunque inizialmente preadolescenza, adolescenza, questo diciamo nell'intento. E siamo ancora insomma in fase di progettazione di questo. Io vi ringrazio. Il 6 dicembre, dalle 18.30, presso il Caffè Bohemien, in via degli Zingari 36, nel cuore del Rione Monti a Roma, ti aspettiamo alla prima presentazione ufficiale della collana Senza Barcode, edita dalla casa editrice Rupe Mutevole. Conoscerai tre libri e autori fantastici. Poi parleremo della nostra web radio che ci sta stupendo per i grandi successi. Informiamo inoltre che giovedì 5 dicembre si terrà l'assemblea annuale dell'Associazione Senza Barcode. Tutti gli iscritti che vogliono partecipare alla candidatura per il consiglio direttivo possono scrivere a info@senzabarcode.it. Chi invece vuole seguire come osservatore o iscritto non candidato può collegarsi alla pagina Facebook per seguire la diretta, dove troverete tutte le informazioni per partecipare. Disputandum, il contributorio per il dibattito di Senza Barcode, conferenze stampa, interviste, opinioni.